E come si chiama questa impicciona? Il suo nome è Mewberry. La sua forma? Per il momento non mi è nota. È nostro dovere punire queste creature per aver inquinato un pianeta tanto bello, per averlo usato come se fosse di loro proprietà. Che alcuni di loro poi osino ostacolarci è inammissibile. Devi neutralizzarli. Lo so, infatti ho appena messo a punto una strategia che farà al caso nostro. In questo alieno è presente il DNA estratto dalle creature che vivono sul pianeta. Abbinandolo tramite un metodo di mia ideazione alla forza vitale, che è l'elemento base di ogni umano, sarò in grado di far scaturire un chimero ancora più potente e pericoloso che ci aiuterà a realizzare tutti i nostri piani. Hai la mia approvazione. Grazie. La forza della musica. Strawberry, è ora di alzarsi. Che sonno. Ben alzata, piccola. Finalmente. Ma guardati, non ti reggi neanche in piedi. Su, avanti, sbrigati a lavarti e a vestirti. Coraggio, se non ti dai una mossa arriveremo tardi. Che intendi dire arriveremo tardi? L'hai dimenticato, cara. Oggi andiamo col nonno ad assistere al festival. Mi spiace tanto, paparino, ma per oggi ho preso degli altri impegni. Ma quali impegni? Oggi c'è il festival di Sania, noi non possiamo mancare. Ultimamente Strawberry ha così tante cose da fare. Non mi interessa. Non sono affatto contento, signorina. Ti conviene cambiare subito idea, sai? Sì, con me non attacca. Che cosa hai detto? E poi da quando in qua queste ricorrenze sono diventate importanti. Non fare tanto il tradizionalista perché non ti si addice. La tua è soltanto una posa. Ma sentite questa saputella. Io sono il paladino delle tradizioni. Ma queste sono cose che una bamboccia come te non può capire. Mamma, per favore, dai, dimmi qualcosa anche tu. E come faccio? È così bello in quella posa. Vorrei chiederti una cosa. Ti ascolto, cara. Fra poco apriamo il caffè. Vorresti degnarti di darci una mano? Ma è quello che sto facendo, no? Come, scusa? Controllo che il tè che promuoviamo oggi sia di buona qualità e ti posso assicurare che è davvero ottimo. Stai tranquilla, penso io a preparare tutto. Non possiamo continuare così! Avete spazzato davanti all'entrata? Non ancora, ma lo faremo subito. Strawberry, ci pensi tu? No! Non so se ne sei al corrente, ma oggi è domenica, Ryan. E allora? E me lo chiedi anche, perché dobbiamo lavorare l'unico giorno della settimana che abbiamo libero? Ti dispiacerebbe spiegarmelo? Beh, se non ti va puoi anche startene a casa. Però sappi che perdi il diritto di mangiare torte gratis, che sia ben chiaro. Grazie di avermelo ricordato. Bene, allora non fare storie. Appena si mette a parlare di torte non capisco più niente. Su, non te la prendere, ci sono cose peggiori. Che bello, tu vedi l'aspetto positivo in tutto, ti invidio tanto. Dai, mettitela tutta. Grazie per l'incoraggiamento, ma è meglio se te ne vai. Excuse me? Well, hi, my name is Mary Maguire. I would like to see Mr. Ryan Shirogami. I'm here to discuss about the piano programs that I'm going to play for the upcoming party. Could somebody tell him I'm arrived? Deve aver fatto una domanda, o almeno credo. Già, sembrerebbe di sì. Hello, my name is Strawberry. Scusa, ma mi pare si dica my name is Strawberry. Strawberry? Yes, Strawberry, Strawberry. Strawberry, yes. Vado a chiamare aiuto? No, no, aspetta, dai, non lasciarmi sola. Where did she go? Did she go to look for Mr. Shirogami for me? The dog, the cat, the pen. This is a pen? But what does it mean? Isn't Mr. Shirogami here? Yes, yes. Oh, no, 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 no. E ora come me la sdraio? Ma guarda, sei qui. Abbiamo un problema là fuori e ci serve subito il tuo aiuto. Lasciami un po' indovinare, Strawberry si è cacciata in un guaio. Ma lei non c'entra, non c'entra, non c'entra. Ehi, c'è qualcosa che non va. E ora vi spiego. Mark, che sorpresa. Come sei vestita? Beh, ecco, vedi, io sto lavorando in questo caffè come cameriera. Davvero? E tu come mai sei venuto da queste parti? Sono uscito a fare una passeggiata.
Sorry, who is he and why aren't you answering my question? Aiutami, ti prego, Mark, per favore! D'accordo. Hi, what's going on here? Any trouble, madam? Oh, thanks, God. You understand English. Oh, yes, yes, but just a little bit. Come bravo. How can I help? Conoscere lingue straniere. Well, I'm Mary McGuire from San Francisco. I've been told to visit this place to see Mr. Ryan Shirogane today. Is Mr. Shirogane around? Ecco, dunque, mi ha detto di chiamarsi Mary McGuire e che è venuta qui per incontrare Ryan Shirogane. Eh? Hello, Miss McGuire. We have been waiting for you. This is Mr. Ryan Shirogane. Hello, nice to meet you. Oh, nice meeting you, Ryan. Guardatelo un po', adesso fa tutto il carino e gentile. Tu continua a spazzare, muoviti. Please, come this way. Che antipatico, basta, non lo sopporto più. Strawberry, scusa. Sì? Quel ragazzo è un tuo amico. Ma no, che dici? Loro invece sì che sono mie amiche. Ecco, ti presento Mina. E lei invece si chiama Lori. Salve, sono Mark. Buongiorno, Mark. Piacere di conoscerti. Prego, entra nel nostro bar, ti offriamo una tazza di tè. Vi ringrazio, ma non posso proprio fermarmi. Devo andare agli allenamenti. Oh, ma che peccato! Avevo una gran voglia di scambiare due parole col ragazzo di Strawberry. Il mio ragazzo? No, 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 che vai a pensare? Non c'è una cosa da dire? Strawberry! Strawberry, scusa, ma ora devo proprio andare. Va bene, allora ci vediamo domani. Ciao! Buona giornata. Grazie. Sembra un ragazzo molto simpatico e a modo. Oh sì, certo, hai indovinato in pieno, Lori. Allora siete usciti insieme, sì o no? Figurati se racconto una cosa così personale a te. Da dove è saltato fuori quel piano a coda? Che cosa ti importa? Ascolta la musica. Sì, hai ragione. È bellissima. Brava, very good. Thank you very much. Vedete, la prossima settimana Ryan organizzerà una grande festa proprio qui al caffè e Mary si è offerta gentilmente di suonare il pianoforte in questa occasione. Una festa? Esatto. Diciamo che è un modo per ringraziarvi dell'impegno con cui svolgete il lavoro per noi. Cosa? Abbiamo pensato di fare qualcosa in grande, una serata elegante. Quindi abbiamo fatto confezionare degli abiti apposta per voi. Ah? Ma Ryan, allora hai avuto tu l'idea di questa festa, giusto? See you at the party, Mary. See you then. In fondo non è così antipatico. Sta venendo qui. Ferma! Io non parlo una parola d'inglese. Strawberry, I'd love to play the piano for a girl like you. Cosa? Tranquille, adesso traduco. Dice che non vede l'ora di esibirsi al pianoforte in onore di tre ragazze carine come voi. È molto gentile, ma io non sono carina. Goodbye. Oh, com'è dolce. È una donna molto affascinante. Ryan è rimasto letteralmente rapito dal suo modo di suonare. Oh? Mi ha detto che suona con il cuore. E io sono d'accordo con lui. E così ti piacciono i tipi come Mark? Mi sbaglio forse? Tu non sai come stanno le cose! Ti sono spuntate le orecchie da gatto. Basta, che cosa vuoi? Tieni. È il tuo abito. Che bello! Ecco l'or lampone, sono certo che ti starà bene. Oh.
Allora, come va? Per adesso tutto ok. Ti fidi di me, vero? Certo. Non devi nemmeno chiedermelo. Speriamo solo che la festa proceda senza complicazioni. Sono così agitata che non riesco nemmeno a muovermi. Oh, quante storie! Buonasera, posso presentarmi? Certamente. Hai visto quanto è spigliata? Guarda, Mary sta già suonando. Com'è elegante. È bellissima. Ah, eccovi qui. Buonasera. Oh, però, sei elegantissimo. Vorrei vedere, ho organizzato io la festa. Non potevo certo presentarmi in jeans. Caspiterina, però sembra proprio di stare a un vero ballo. Infatti questo lo è. Che cosa ne dite di unirci agli altri? Ah, anche per sogno ho fatto un paio di lezioni di ballo a scuola, ma col valzer non so da che parte cominciare. Vieni, ti insegno io come si fa. No, aspetta. Ci sono così tanti invitati che sicuramente troverò il soggetto che fa il caso mio. Devi stare più vicina al cavaliere. Eh? Ora lasciati guidare da me. Ehi, ha ragione lui, sto imparando. Che mi prende? Perché all'improvviso mi batte il cuore? Esco un attimo sul balcone a prendere una boccata d'aria. Mi ci voleva davvero. Ehi. Oh. Vuoi un succo di frutta? Grazie, molto volentieri. Scusa, posso farti una domanda? Sì, dimmi. Come mai hai scelto per me proprio questo abito? Pensavo che ti sarebbe stato bene. Ma se non ti piace, però, puoi sempre cambiarti. No, no, se per questo mi piace moltissimo. Oh. Che stai facendo? Non muoverti. Fatto. Ora hai la frangetta a posto. Ti lascio, devo andare a salutare alcune persone. Quando sei pronta, torna dentro. Non capisco. Come mai di colpo è diventato così carino con me? A pensarci bene, so pochissimo di lui. Anzi, quasi niente. Oh, quella è Mary. Ehi, ciao, Mary! Salve! Ma... Sai, ho una mezza idea di movimentare un po' la festa. Tu che ne pensi? Ma cosa intendi dire? No, Mary, no! Ora ti mostro cosa si ottiene unendo un alieno con la forza vitale di una persona adatta. Preparati a vederne delle belle. Fusione! Buonasera! Hai visto? Niente male, vero? Cosa hai fatto, furfanti? Forza, adesso puoi andare. Combatti! Stammi a sentire, ciò che hai fatto a Mary è orribile e non resterà impunito. Che succede? Hai un'aria preoccupata. Cookie Nero ha attaccato Strawberry. Andiamo, ti seguo. Strawberry,
essere immondo ha tramutato Mary in un chimera. Asa, un chimero in un essere umano non è possibile. È il nostro dovere salvare Mary prima che sia troppo tardi. Sì. Newberry, metamorfosi! Molto bene, che brave, sembra di stare a teatro. Dai, distruggile, vai, vai, vai! Ragazze, sia ben chiaro, non prendetevela con me. Mi ha chiesto Profondo Blu di farvi questo. Chi è Profondo Blu? Grazie mille. È un chimero diverso da quelli che abbiamo incontrato le altre volte. Niente paura, lo sistemo io. Cuore di mina! Fiocco d'azione! Bene, e adesso tocca a me. Fiocco di Lori! Le tue previsioni si sono rivelate esatte. Quando utilizzano gli esseri umani, i loro chimeri sono ancora più forti. Già, molto più forti di quanto potessi immaginare. Che facciamo? Hai qualche idea? Presto, corri! Vai nel salone e metti la musica che ha suonato al pianoforte Mary a tutto volume, hai capito? Subito! Musica! Respiro! Oh no, ragazze, no! Fermati! Ryan! Dimmi con quale coraggio osi manipolare una persona capace di creare una musica così bella e sfruttarla per dar vita a un orribile chimero. Ascolta! Ascolta la forza positiva di quest'armonia! Che succede? Il vento sta cessando! Oh, Ryan! Dovevo aspettarmelo, non è sufficiente. Newberry, vai, tocca a te. D'accordo. Intenzioni, ma sappi che non l'avrai mai vinta, ti do la mia parola. Davvero? Avremo altre occasioni per giocare insieme. Tornerò presto, potete contarci. Mary, Mary, mi senti? Molto bene, guardate, si è svegliata. Strawberry, what happened? State tutta bene? Mary, it's all right. Yes. Meno male. You saved my life, Strawberry. Figurati. Grazie, Ryan.
Grazie di cuore.